Presentiamo adesso una macchina fotografica con rullino da 35 mm ed è una Contina. Abbiamo la fortuna di avere questa macchina fotografica praticamente nuova nella sua custodia originale. Potete vedere, infatti, ho voluto fare questo tutorial appositamente con la custodia per far vedere anche come questa macchina si presentava alla vendita. È un piccolo gioiello, la Zeiss Icon è stato sempre un punto di riferimento per le ottiche e comunque un punto di paragone al vertice per la sua capacità di creare anche prodotti durevoli. Ora togliamo la custodia, svitando semplicemente la parte sottostante, e vediamo un po' alcune caratteristiche. Innanzitutto ha, come potete vedere, un obiettivo da 45 mm con un diaframma 2.8. Sopra ha il contascatti e qui, come potete vedere, faccio sentire anche il rumore dello scatto, viene ricaricata. La particolarità è che non si apre come al solito in questo senso, ma va svitata la parte sottostante con questa rotella e si tira fuori. Poi chiaramente il rullino va messo qui. Ha due slitte, una e due, sulla quale fa ricorrere la custodia e poi va ribloccata. Ha nella parte inferiore anche la vite per essere messa sul cavalletto ed inoltre qui è un po' scomodo, va detto, per prenderlo a la levetta poi per fare il riavvolgimento della pellicola quando è finito. Ha la slitta anche per il flash, come potete vedere, e nella parte frontale abbiamo la possibilità di selezionare i tempi di scatto, il diaframma, tempi di scatto, diaframma, insomma tutta una serie di aggiustamenti che sono piuttosto comuni, no? Nelle diverse fotocamere. Il diaframma va da 2.8 a 22, quindi possiamo decidere se mettere a fuoco il soggetto o anche lo sfondo. Una macchina che è stata prodotta dal 63 al 65, la LK, che è una delle tante Contina, perché ci sono dalla L, la terza, via dicendo, tutta una serie di Contina prodotte negli anni 60.